Conoscete la festa della Natività della Vergine Maria? Ogni anno, l'8 settembre, una messa consolare viene celebrata dai francescani nel luogo stesso in cui la Vergine Maria è nata, a Sant'Anna. Questo luogo, territorio francese, è sotto la custodia della Congregazione dei Padri Bianchi dal 1878. Pourquoi? Parce que depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge. Per molto tempo, fin dal Medioevo, i francescani sono stati guardiani dei luoghi santi e dal XV secolo, da quando questa basilica è stata trasformata in una scuola coranica, hanno ottenuto una deroga per poter venire a celebrare la Natività della Vergine Maria ogni 8 settembre. Quindi noi continuiamo questa tradizione. Questa festa molto antica è celebrata da cattolici e ortodossi. Ha la sua fonte nel Protovangelo di Giacomo. Questa tradizione risale ai primi tempi della Chiesa, ma è stata fissata nel VII secolo. È una festa molto tradizionale della Chiesa Cattolica che si celebra da molti secoli. Qui a Gerusalemme siamo particolarmente legati a questa ricorrenza, che celebra la Natività, la nascita della Vergine Maria, proprio nel luogo di quella che è ormai quasi universalmente attestata da archeologi e storici come la casa dei genitori della Vergine Maria, Sant'Anna e San Gioacchino. Quindi siamo nel luogo in cui Cristo è stato reso possibile, per dirla così. Siamo nel luogo grazie al quale Cristo si è potuto incarnare nel nostro tempo. La festa della Natività di Maria è un'occasione per metterci di fronte a colei che ha avuto il coraggio di dire sì, senza condizioni, a Dio. È un'opportunità per riunirsi come famiglia e per trasmettere i valori che la Vergine Maria ci ha insegnato. La Vergine Maria è la nostra mamma del cielo. Questa è la parola che usiamo per parlare, in famiglia, della Beata Vergine. Molto chiaramente per i cristiani, la Vergine Maria porta molta umanità al nostro rapporto con Dio. Quindi è importante ed è anche uno strumento per trasmettere la fede ai nostri figli. In particolare, penso che la Vergine Maria abbia una grande importanza in Terra Santa, perché ha un posto speciale in mezzo a tutte queste religioni, che possiamo vedere da vicino, e quindi ha un posto particolare per la religione cattolica. Lei è il collegamento tra l'Antico e il Nuovo Testamento, e ci piace vederla qui in Terra Santa.